Gentili amici di TG Plus, ben trovati al nostro format culturale e ben trovato al giovane ma estremamente talentuoso musicista Raimondo Mazzon. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Raimondo, dopodomani, 8 dicembre, nella chiesa di Santa Croce a Treviso, tu terrai un concerto in cui suonerai lo strumento più antico che abbiamo in città. Suonare gli strumenti originali dove la musica classica è stata scritta e pensata, la musica organistica nel mio caso è sempre un'esperienza formativa per il musicista, per il pubblico, si spera, il pubblico più attento, ed è, direi, consigliabile e per fortuna nel 2023 anche abbastanza diffuso, forse non quanto dovrebbe. Quindi suonare uno strumento, ecco, antico, specie se rappresenta, come in questo caso, il più antico della comunità che lo ospita, è anche una responsabilità perché sta al musicista dimostrare quanto di bello abbia la storia della città, del paese in cui lo si suona. È uno strumento che risale, correggimi se sbaglio, al 1750. Giusto? Di cosa si tratta? Sì, seconda metà del 1700 lo strumento fa parte di quello che si definisce il classicismo italiano. Nel periodo del classicismo in Italia gli organi, anziché svilupparsi in dimensione come hanno fatto in Olanda, Germania, Francia, hanno sviluppato la timbrica senza aumentare il numero di manuali. Spesso è molto comune che rimanga un solo manuale, senza aggiungere chissà quante diverse possibilità di aggiungere suoni simili per ricavarne un insieme più orchestrale. Invece è rimasto uno strumento con un'identità precisa all'interno del singolo registro, del singolo timbro. Raimondo, tu hai iniziato a studiare musica giovanissimo e ti sei diplomato in conservatorio a soli 14 anni. Adesso ne hai 22, giusto? E quindi sei già un musicista di grande esperienza. Hai bruciato le tappe. Nella musica direi che è sempre più comune, soprattutto per gli strumentisti, iniziare da molto molto giovani. Non è né obbligatorio, insomma, non preclude alcuna strada ad iniziare dopo, però è senz'altro un grande vantaggio perché la prima parte, che potrebbe essere quella più difficoltosa, viene affrontata in un periodo della vita nella quale l'apprendimento è più veloce e viene vissuto in maniera completamente diversa rispetto all'adolescente o all'adulto, ecco, che muove i primi passi nel mondo della tecnica pura. E quindi poi il vantaggio è quello di non aver più un bisogno tecnico da migliorare, ma di potersi dedicare alla ricerca musicale con il proprio strumento, i propri strumenti, piuttosto che la musica da camera, orchestrale, tutto quello che ci sta intorno.